Il racconto d'avventura. Quali sono le caratteristiche del racconto d'avventura? Il racconto d'avventura narra storie di personaggi coraggiosi e temerari che affrontano situazioni pericolose e nemici cattivi e astuti. Qual è lo scopo del racconto d'avventura? Il suo scopo è raccontare vicende coinvolgenti e pericolose, capaci di non far staccare gli occhi dal libro al lettore. Qual è il contenuto di un racconto d'avventura? Un racconto di avventura narra fatti sorprendenti, ricchi di azione e colpi di scena. E il narratore com'è in un racconto d'avventura? In un racconto d'avventura il narratore può essere interno, narra cioè in prima persona, oppure esterno. Narra in terza persona. Facciamo degli esempi. Vi faccio un esempio di narratore interno leggendo un pezzettino del libro La coda dello scorpione. Senza più pensare al fruscio, mi sono arrampicato faticosamente verso l'uscita. All'improvviso, un paio d'occhi. A giudicare dalla grandezza, dovevano appartenere a un animale piuttosto piccolo. La torcia illuminava il pavimento, cosparso di piccole pietre che sembrava si muovessero. In questo esempio possiamo capire che il narratore è interno perché è lo stesso protagonista dell'avventura che racconta quello che gli è successo. Facciamo ora un esempio di narratore esterno. Leggerò un pezzettino del libro I predatori dell'arca perduta. Indi tornò più in fretta che poté verso la porta. Intanto il rumore, come un tuono disperato, diventava più forte ed echeggiava per corridoi, passaggi e stanze. Indi adesso era scosso. Tutto si muoveva. I mattoni si staccavano dalle pareti. Le pareti stesse crollavano. Quando arrivò finalmente alla soglia, si girò e vide una pietra rotolare per un tratto di pavimento, scatenando migliaia di scintille nella sala che si disintegrava. Questo è un esempio di narratore esterno, in quanto non è il protagonista stesso a raccontare la sua avventura, ma è qualcun altro che lo fa. Quali sono gli elementi caratteristici di un racconto d'avventura? Innanzitutto, come avrete capito, il protagonista è un personaggio coraggioso e audace. Il tempo in cui si svolge l'avventura è sempre il presente o il passato, non si tratta mai del futuro. Per quanto riguarda i luoghi sono ambienti selvaggi che presentano pericoli, insidie e imprevisti. Senza pericoli, insidie e imprevisti non ci sarebbe l'avventura. Che struttura ha un racconto d'avventura? Ovvero, cosa bisogna scrivere nell'introduzione, nello svolgimento e nella conclusione? Per quanto riguarda l'introduzione, va utilizzata per presentare i personaggi e i luoghi e per far risaltare le loro caratteristiche. Attenzione però, se il protagonista durante lo svolgimento della storia visiterà più luoghi sparsi per il mondo, non è necessario elencarli tutti nell'introduzione, è meglio tenerne qualcuno nascosto per avere dei colpi di scena. Per quanto riguarda lo svolgimento, bisogna ricordarsi che deve essere ricco di colpi di scena, di fatti inaspettati e di cambi di situazione. Per quanto riguarda la conclusione, l'avventura si conclude quasi sempre con un lieto fine. Non è detto che il protagonista riesca a sopravvivere alle sue avventure. Solitamente è così. Bene,
La spiegazione è terminata, se ti è piaciuta lascia un like e iscriviti al canale.